Buongiorno a tutti, oggi volevo parlare di Elvis, il biopic, quindi di Elvis Presley di Baz Luhrmann, con Austin Butler. Film molto 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 bello. Tra l'altro a me in generale i biopic così musicali piacciono, se il film è fatto bene mi piacciono. Avevo visto quella di Ray Charles, di Johnny Cash, che sono molto belle. Quella dei Queen così così, ma insomma, a quanto pare la produzione è stata abbastanza caotica. Quindi anche questa è molto molto bella. Allora, la cosa interessante, io non sono per niente un fan di Baz Luhrmann, non sono mai riuscito a vedere né Moulin Rouge né Gatsby, per esempio. Questo stile di regia così pompier, si dice in francese, così molto pacchiano, molto volgare, molto spinto, no? Molto grossolano, con tutti questi giochi di inquadrature, insomma, questo montaggio un po' musicale dei videoclip. Il videoclip è molto grossolano, quindi senza nessuna eleganza, non mi piace per niente. E però in questo Elvis trovo che in questo caso questa stile di regia molto un po' kitsch, un po' grossolano, un po' pompier, quindi di Baz Luhrmann, beh, si sposa a meraviglia con il tema, con la storia, con la musica di Elvis, con la vita di Elvis, e in realtà in questo caso fa un mix perfetto, proprio funziona alla perfezione, perché proprio questa vita così fatta anche di volgarità, di paillette, e poi funziona benissimo con la musica, insomma. E quindi in questo caso il film è molto molto bello, molto lungo ma per nulla noioso, con tutti gli inserimenti di canzoni che funzionano bene, che a volte con degli arrangiamenti moderni ma che funzionano benissimo. L'attore è bravissimo, Austin Butler fa benissimo. Allora, quando c'erano tutte le scene in cui canta, c'è proprio un'incarnazione totale con un'energia estrema e funziona veramente, veramente molto, molto bene. Nelle scene di dialogo è un po' più cosplay, fa un po' più una l'imitazione di Elvis Presley, però va bene lo stesso, insomma, comunque recita molto bene. Allora, hanno criticato molto Tom Hanks perché effettivamente è tutto. A me non è dispiaciuto più di tanto, però è vero che si vede un po' Tom Hanks nascosto sotto una maschera di maquillage ed è un po' strano, però il suo ruolo non è male. Tra l'altro è interessante la scelta di fare la vita di Elvis raccontata dal punto di vista del suo manager, che quindi ovviamente viene descritto come metà figura paterna che si è preso cura di lui e metà escrow. Come si dice, insomma, sfruttatore che l'ha sfruttato per fare i soldi sulle sue spalle, insomma, l'ha manipolato, eccetera. Quindi, adesso non so quanto tutto ciò quanto è fedele alla storia vera di Elvis Presley che ho romanzato, ma ad ogni modo la regia è talmente così, appunto, nell'allegoria, nei montaggi musicali, così, nelle idee visive, nelle trovate visive di montaggio di musica, che non fa niente perché appunto è tutto un po' una cosa molto allegorica e funziona molto molto bene. Tra l'altro c'è questa scena straordinaria, che è un po' un momento chiave del film, quando mentre Elvis canta all'Hotel International a Las Vegas, e allo stesso tempo, al contempo, in coulisse, insomma, tra gli spettatori c'è il suo manager Parker, mi pare che sia il colonnello Parker, mi pare che si chiama, e che allo stesso tempo firma il contratto per Elvis, doveva essere una volta sola, e firma il contratto per anni e anni, no? E la scena è stupenda, straordinaria, anche proprio come è fatta, come è scritta, no? Tutta il montaggio, la regia, i dialoghi, no? Che si scambiano per far montare il prezzo, con il montaggio alternato con Elvis che canta, perché lui che è un po' ignaro che in questo momento si firma un po' il suo destino, un po' le sue spalle. Bellissima scena, proprio jouissif, si dice in francese, proprio goduria, meravigliosa, girata benissimo, funziona benissimo. E anche qui vai a sapere se nella realtà è stato fatto così, è successo così allo stesso tempo, magari l'hanno fatto in un secondo tempo in degli uffici che non c'entrano niente, ma la scena è allegorica, racconta perfettamente il significato di questo episodio della sua vita, e funziona, quindi funziona benissimo così, quindi. Altra scena che è un po' così è
E quando Elvis fa quel concerto che funziona benissimo, non mi ricordo quale, un altro in cui. Allora mi sono informato un po', poi sono vere queste scene in cui fa quel finto concerto in cui dovrebbe cantare le canzoni di Natale, invece si organizza in segreto con i musicisti, con il regista, per fare una cosa all'Elvis molto spudorata così. E è successo veramente più o meno così, quindi fighissimo nella vita vera di Elvis, non sapevo, e quindi è fatto molto bene. C'è una scena simile così dopo, credo, che fa un concerto in cui anche lì contravviene un po' gli accordi per dare sfogo un po' a quel che vuole fare, insomma, far vedere il vero Elvis. E alla fine di questa scena c'è questa apoteosi in cui comincia a baciare tutte le ragazze che sono completamente folli di lui, e c'è sua moglie Priscilla che guarda, che fa la faccia, insomma, incavolata, che lo guarda proprio, insomma, così incavolata, e capisce che lì sarà un po' alla fine, insomma, del loro rapporto matrimoniale un po' classico. E anche qui, non so se probabilmente non sarà stato veramente così, non è che veramente nella sua storia della vita di Elvis, alla fine specificamente di quel concerto, avrà cominciato a baciare tutte le ragazze del pubblico sotto lo sguardo incavolato di sua moglie, ma la scena allegorica, si capisce che è un'allegoria, ma che ci rende perfettamente il significato a quel momento della sua vita più o meno di Elvis, quando diventa proprio talmente superstar che non riuscirà più a restare nell'ottica di un matrimonio classico, perché avrà tutte le donne ai suoi piedi, e probabilmente adesso non so esattamente com'è la storia di Elvis, si lascerà, insomma, non riuscirà a resistere alle tentazioni, insomma, delle conquiste, insomma. Quindi molto molto bello, fatto molto bene. Il film è tutto così, sempre un susseguirsi di trovate visive, di regia, che veramente si sposano a meraviglia con la vita di Elvis, con le canzoni, con la musica. C'è sicuramente qualcos'altro che adesso magari non mi viene in mente, ma insomma, molto molto bello film da vedere, girato molto molto bene, ricostruzione fantastica. Magari se mi viene qualcos'altro scriverò sotto, o farò delle note nella descrizione. Sicuramente 1.000 film di Baz Luhrmann, non li ho visti tutti, ne ho visti alcuni un po' così di sbiego, così con un occhio solo, perché proprio ho detto non mi piace per nulla lui, ma veramente molto 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 bello. Sì, no, ecco, sì, volevo dire, all'inizio è un po' curioso all'inizio, perché ma anche qui ho visto gli youtuber che raccontavano, c'è, cioè, tra l'altro uno youtuber che si chiama Jonali TV, che è anche musicista, e che lui veramente conosce veramente molto 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 bene la vita di Elvis, e quindi ha detto sì, il film è fantastico, è molto fedele, racconta alla perfezione, e diceva anche una cosa molto bella, che diceva no no, ma questo film ha questa cosa particolare che comincia proprio col botto, perché c'è Elvis che appena comincia proprio esplode nelle radio, perché è molto interessante, all'inizio c'è tutta questa cosa che viene proprio mostrata subito in molto, un modo molto chiaro ed evidente, che poi andrà avanti per tutta la carriera di Elvis, perché è un po' un bianco che canta la musica dei neri, un po' con questi mix di gospel, di rhythm and blues, di blues, e che quindi all'inizio c'è un po' tutto un problema sulla segregazione, sui neri gelosi che gli rubano un po' la loro musica, sui politici e la società segregazionista e conservatrice americana che non gli sta a genio questo bianco che canta come un nero, che si muove come un nero, insomma, quindi subito tutto questo problema del suo dimenarsi, del suo ancheggiare molto estremamente sessuale, che è quello che fa subito impazzire tutte le ragazze. E quindi subito cercano proprio di soffocare questa sua espressività. Non gli va bene che cantino musica di neri, quindi non vogliono, insomma. E questo all'inizio è fortissimo, c'è proprio un'esplosione di questa cosa all'inizio, in cui nei primissimi minuti proprio il regista proprio ti getta tutto questo in faccia. Elvis esplode subito perché canta la musica di neri, perché ancheggia in modo con una mimica estremamente sessuale, fa proprio i primi piani sul suo cavallo, sul suo sesso, attraverso i pantaloni, insomma, estremamente evidenti subito, con tutte le ragazze che subito sembra che abbiano degli orgasmi immediati proprio.
E quindi c'è proprio questa esplosione e subito i politici sul segregazionismo, che sono tutti incavolati e vogliono reprimere tutto, ed è tutto condensato esattamente all'inizio, ti butta proprio davanti tutte le tematiche principali, che saranno tutte le tematiche di Elvis, e che poi a mano nel film e nella vita di Elvis continuano, però a mano si addolciscono un po', rallentano un po', tutto il film è così. E questo youtuber, Jonali TV, che conosce benissimo la vita di Elvis, ha spiegato a me, effettivamente, nella vita di Elvis è vero, è stato proprio così, ha avuto un'esplosione incredibile subito, e poi a mano, tutto si è un po' addolcito ed è un po' rallentato. Quindi questo parti pris, questo modo, decisione del regista di farci questa esplosione all'inizio per poi a mano rallentare un po', corrisponde veramente a quello che è stato nella vita vera di Elvis. E quindi anche questo fu, anche se all'inizio lascia un po' perplessi questo di sbatterti in faccia questo botto all'inizio, però effettivamente corrisponde alla vita di Elvis e comunque funziona molto bene, ed è reso veramente molto bene rispetto alla vita vera di Elvis. Quindi gran bel biopic, e tra l'altro complimenti a Baz Luhrmann, perché adesso ne abbiamo viste tantissime di biopic, tantissime di biopic di musicisti, di cantanti, quindi magari diventa sempre più difficile fare qualcosa, non dico magari di originale, ma che funzioni bene, insomma, che sia bello, oltre no, jouissif, insomma, che è bello, che è brillante, che oltre no, che dà gioia, insomma, che dà ritmo, così, quindi complimenti per questo bel film da vedere. Ciao a tutti e a presto.